Presidente Mura, in Commissione Ambiente è stata approvata all'unanimità una sua risoluzione che riguarda lo stoccaggio dei rifiuti, lo smaltimento appunto dei rifiuti. Lo scopo è quello di estendere a tutta la Lombardia il modello Pavia. Ci ricorda qual è? Esattamente. Allora, in questi mesi si sono verificati parecchi, chiamiamoli incidenti, ma più propriamente degli incendi a rifiuti in luoghi adibiti allo stoccaggio, in alcuni casi luoghi autorizzati, in alcuni casi invece luoghi abusivi. Il modello Pavia cos'è? Visto che la maggior parte, almeno gran parte di questi incendi si è verificata sul territorio della mia provincia, abbiamo subito attivato questa collaborazione molto stretta col dottor Visconti, prefetto della provincia di Pavia, che ha attivato dei nuclei ambiente per attivare questi controlli speditivi, coinvolgendo anche gli enti locali, facendo veramente una grande opera per arrivare a identificare questi luoghi abusivi e verificare invece il corretto rispetto delle regole da parte dei luoghi invece autorizzati. L'idea quindi è stata quella, visto che questa qui è una buona pratica, perché non estenderla a tutta la regione? Per cui abbiamo, grazie anche alla sensibilità del Presidente della Commissione, il consigliere Pase, che ha attivato questo tavolo sulla criticità ambientale della Lomellina e mi ha chiamato a coordinarlo, abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme, i membri di questo tavolo, per arrivare alla redazione, alla presentazione e in commissione di questo documento. Una risoluzione ampiamente condivisa, siamo veramente arrivati fino all'ultimo minuto, quasi prima dell'inizio della commissione, ad aggiustare il testo, che è stato approvato all'unanimità. E cosa prevede questo? Appunto l'esportazione in tutte le province della Lombardia di questo modello, quindi con l'attivazione di questi nuclei ambiente presso le prefetture, la possibilità di attivare dei bandi per finanziare quello che sono per esempio i sistemi di videosorveglianza per i controlli dei luoghi critici, tutto il discorso legato alla formazione, fare in modo di avere del personale che quando va in giro per la provincia e svolge quello che è il proprio ruolo ispettivo, siano formati adeguatamente e abbiano anche a disposizione tutto quello che sono le attrezzature idonee per poter svolgere al meglio il loro ruolo. Quindi siamo sicuri che questo modello Pavia potrà essere utile per andare a contrastare questi fenomeni in tutta la regione Lombardia.